Maurizio Sarri, Timone d'Oro 2014, un premio più che mai meritato, soprattutto perché è un premio fatto in casa, un premio che valorizza e testimonia il lavoro di un allenatore che è cresciuto proprio nei campi dilettantistici. Sì, il premio fa piacere poi perché è aggiudicato dall'Associazione Allenatori e qui fa ancora più piacere perché fondamentalmente te lo danno degli amici, quindi è la soddisfazione più grande. Ecco, forse vale la canzone di Morandi, uno su mille ce la fa? Ma sai, io penso che nella mia generazione nei dilettanti c'erano diversi allenatori bravi. Poi il resto dipende da circostanze fortuite o meno e da situazioni collegate. Io ci ho potuto dedicare tanto tempo, tanta passione e piano piano sono venuto fuori salendo categoria dopo categoria. Sicuramente non è un percorso facile in un mondo schizofrenico come quello di calcio italiano, è un percorso difficile, ma io sono sempre della convinzione, oggi li vedo meno, però penso anche oggi nei dilettanti ci siano allenatori che potrebbero allenare benissimo le professioniste. Ecco, la tua è una bella storia che vale la pena essere raccontata, soprattutto perché è una storia di una persona che ha creduto nelle sue qualità, ha scommesso su se stesso, ha fatto una scelta della vita e adesso si può dire ce l'ha fatta, però il momento, il duro, il bello viene adesso. Adesso viene difficile perché chiaramente ti ritrovi nella massima categoria essendo l'espressione di una piccola società e quindi il divario dei budget economici fra noi e le società di Serie A è enorme, quindi è chiaro che sarà un campionato di sofferenza, sarà un campionato difficile. Abbiamo fatto la scelta di non snaturarci, di cercare di andare a raccogliere punti giocando al calcio come abbiamo fatto in Serie B in questi 2 anni. La speranza è di essere in lotta fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata. Sei fra l'altro in una società che ha una grande cultura calcistica, crede molto con i giovani, per i giovani e soprattutto tu hai detto anche qui nell'incontro con i tecnici della sezione di Arezzo, allenare i giovani è uno stimolo soprattutto perché scopri sempre qualcosa di nuovo. Allenare i giovani è facile e difficile nello stesso tempo, è facile perché molto probabilmente hanno una mente fresca che è disposta a seguirti in maniera completa, non hanno condizionamenti mentali di altri modi di giocare ed è complessa perché nella crescita del giovane c'è previsto l'errore. E quindi bisogna vedere poi come noi staff, come la società e come tutto l'ambiente sono disposti ad assorbire l'errore che può fare un giovane che fa parte della crescita. A Empoli in questo sono maestri, non solo la società, tutto l'ambiente, anche compreso la tifoseria, e quindi a Empoli diventa più facile far giocare un giovane in Serie A e lanciarlo poi in piazza più ambiziosa. Ecco, ultima domanda, che effetto ti fa vedere un tuo giocatore chiamato da Conte in nazionale? Un effetto bello, ma domani noi abbiamo 6 convocati in nazionale, nelle varie nazionali europee e non solo perché Signorelli è stato convocato nel Venezuela. È chiaro che questo ci fa particolarmente piacere per tanti motivi, perché è un ragazzo italiano, perché è un ragazzo cresciuto nell'Empoli e perché è un ragazzo toscano ancora di più e quindi lì ci sono proprio tutte le componenti per essere tutti soddisfatti, io, la società e compreso anche chi l'ha tirato su nel settore giovanile, perché lui alla Juventus ha fatto solamente 1 anno di primavera, tutto il resto del settore giovanile l'ha fatto a Empoli.